che è appena terminata la quantificazione dei danni arrecati proprio dalla tempesta di fine ottobre nel nord-est, lo rende noto il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. La rilevazione è stata realizzata con la supervisione della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale SISEF. Noi ne parliamo proprio con un membro della SISEF, Giorgio Vacchiano, ricercatore in Scienze Forestali della Statale di Milano, è collegato con noi da Torino. Benvenuto a Renews 24. Grazie. Allora, partiamo proprio dal bilancio che avete presentato. Di quanto è, a quanto ammonta e quali sono anche i danni in qualche modo contabilizzabili? Allora, i danni sono stati presentati come stima dal sottosegretario con delega alle foreste, l'onorevole Manzato, alla Commissione europea qualche giorno fa per l'attivazione del fondo di solidarietà. Si tratta di un danno economico complessivo dovuto al maltempo di circa 1.700.000.000 di euro, di cui 900 milioni di euro solo legati ai danni alle foreste. Danni alle foreste che hanno interessato 473 comuni nella parte settentrionale dell'Italia, 42.000 ettari di foreste completamente danneggiati e più di 8 milioni e mezzo di metri cubi di legname a terra. E allora, questo è in qualche modo, cioè, da chiedersi anche come avete realizzato la valutazione del danno. Certo, allora lo studio è stato coordinato dalla SISEF e ha approfittato della raccolta dati fatta sia sulle regioni sul loro territorio, delimitando le zone danneggiate, sia lì dove questo non è stato possibile, con un'analisi supervisionata dall'Università di Firenze e dal Geolab professor Gerardo Chirici, utilizzando le immagini satellitari, andando a confrontare un'immagine scattata prima dell'evento e dopo l'evento e cercando di ricostruire la superficie danneggiata dalla tempesta. Questa dunque è la devastazione e la distruzione con la quale ci troviamo purtroppo a fare i conti, ma le chiedo anche ora come si può ricostruire un bosco? Allora, intanto diciamo che il bosco in genere si ricostruisce da solo, con i tempi che sono dettati dalle condizioni dell'ecosistema e della natura. Quello che a noi interessa è ricostituire invece i servizi che il bosco genera, che non sono solo la produzione di legna, ma soprattutto nei territori montani la protezione dei versanti dal rischio idrogeologico. Questo ci interessa ripristinarlo il più presto possibile. Per farlo, nelle aree più critiche sarà possibile ricorrere all'impianto di piantine allevate in vivaio appositamente, che verranno trasferite nel bosco, nei boschi da ripristinare. C'è da fare in qualche modo ancora un discorso sul lungo periodo, perché il cambiamento climatico in corso ci insegna che bisogna essere pronti a eventi anche sempre più estremi. Allora le chiedo se è possibile ricostruire un bosco anche in quest'ottica, quindi in qualche modo più resistente. Certo, come ci ha dimostrato anche l'ultima conferenza sul clima di Katowice, il cambiamento climatico sta rendendo questi eventi più frequenti e più intensi, quindi dovremmo aspettarcene di più in futuro. In questa circostanza la velocità del vento è stata così forte che qualsiasi tipo di albero di bosco non sarebbe stato in grado di resistere. Dobbiamo quindi attrezzare gli ecosistemi per essere resilienti, quindi per sapersi riprendere. Nel caso specifico delle foreste possiamo metterle in condizioni, per esempio, di avere una rinnovazione, cioè una nuova generazione di piantine, più adatta a quello che sarà il clima tra 50 a 100 anni, sia più adatta alla siccità, lavorando sulla selezione delle varietà, sia più adatta a riprendersi dopo eventi di questo tipo, lavorando sulla struttura e sulla composizione specifica. Senta, ma esiste anche un rapporto fra sicurezza delle città e la salute dei boschi? Certamente, soprattutto in questi casi l'abbiamo visto, il rapporto è mediato dall'acqua. I boschi sono soprattutto in montagna, nelle regioni italiane, hanno una capacità molto forte di trattenere le precipitazioni, sia nelle chiome ma soprattutto nel suolo, e rallentare il deflusso idrico. Le città che sono a valle, magari senza saperlo, beneficiano dell'azione dei boschi, perché quindi possono essere meno interessate da eventi di piena intensi e improvvisi. Allora, qualche mese fa la prestigiosa rivista Nature l'ha segnalata fra gli 11 scienziati emergenti più promettenti al mondo. Lei è stato scelto proprio per un'analisi su studi relativi ai cambiamenti climatici. Allora, in breve, con un flash, le chiedo anche quali indicazioni darebbe a questo punto per mettere in salvo il nostro pianeta. Mi rendo conto che è complesso, ma cerchiamo di riassumere alcuni consigli importanti.
Io do quello che è il mio punto di vista, secondo me sono tre i pilastri di questa azione. La prima è ridurre le emissioni. Il 90% delle emissioni che noi operiamo di CO2 in atmosfera sono dovute all'uso dei combustibili fossili, quindi ci vogliono strategie che riducano presto e drasticamente questo effetto. Si tratta un po' di quello che è successo nei sistemi produttivi e industriali all'inizio del secolo scorso, quando abbiamo cominciato a preoccuparci dei diritti dei lavoratori. Bisogna cominciare a preoccuparci dei diritti relativi alla nostra salute che saranno mediati dal clima del futuro, e quindi regolare tutto il mercato e il sistema industriale in modo da non poter prescindere da questi aspetti. In secondo luogo, lì dove non riusciamo ad arrivare dovremo adattarci. Ormai è dato per scontato che entro fine secolo si raggiungerà un riscaldamento di almeno 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale. Dobbiamo mettere in atto tutti i sistemi che abbiamo per adattarci agli effetti di questo fenomeno, e le foreste ci possono aiutare anche in questo senso. Il terzo e ultimo è approfondire le conoscenze. Tanti aspetti nella ricerca non sono ancora ben definiti, non sono ancora ben chiariti. Abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza e tutta la collaborazione che possiamo mettere in campo, come è stato anche nel caso del lavoro delle stime sui danni di cui abbiamo appena parlato, e non di far soffrire invece il sistema universitario, come sembra che stia succedendo anche per la nuova manovra finanziaria che sta venendo proposta. Grazie, grazie allora per queste preziose indicazioni, grazie a Giorgio Vacchiano della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale.